Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 15 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Straordinariamente esperti in movimenti finanziari. Sarà l'influenza di Wall Street o delle dritte del Financial Times o semplicemente perché inseguite la casa dei vostri sogni, ma in materia finanziaria vi state facendo una cultura, anche le stelle vi danno una mano, in primo luogo la luna opposta a Plutone. Il gruzzoletto c'è, ma niente spese sconsiderate, se decidete per un traguardo importante, magari il viaggio dei vostri sogni, è lì che dovrete concentrare le energie, rinunciando al superfluo. Complicazioni e qualche malinteso riguardo a crediti e debiti, se qualcuno vi deve denaro, fedeli al valore della generosità, vi vergognate a chiederlo, ed è proprio su questo pudore che il debitore gioca al rialzo, prendendosela comoda. Piacevole la serata, colorata dalla luna passata nel frattempo in Leone, segno di fuoco, grande amico del vostro, nessun pentimento allora riguardo quella generosità. Un cuore enorme è il vostro biglietto da visita. Il fato, il destino che governa gli eventi, le occasioni, gli accadimenti. Quello che accadrà sarà perché è il vostro destino. È possibile che vi sentiate bloccati, immobili, insicuri, vi sembrerà di essere ostacolati in tutto. In amore ci sono molti ostacoli, alcuni dei quali potrebbero essere insormontabili, anche nuovi incontri e nuove opportunità sembrano diradarsi. Avete bisogno di riflettere sul vostro presente e su quello che volete dalla vita e dalla persona che avete accanto. Oggi i single nati tra le 17 e le 21 del martedì faranno ottimi nuovi incontri, mentre i nati del venerdì tra le 9 del mattino e le 12 potrebbero reincontrare vecchie conoscenze. Mettete in cantiere l'idea di iniziare una sana dieta, e pensate seriamente di iscrivervi a una palestra o di praticare qualche sport. Non potete immaginare nemmeno le conseguenze che potrebbe riavere sul vostro rapporto l'incertezza e la mancanza di fiducia nei vostri confronti da parte di chi vi vuole bene. Sarà meglio non barare mai e essere sinceri. Buone prospettive per rafforzare un'intesa o una collaborazione. Buoni rapporti con il partner o con la persona a cui volete bene. Decidetevi per una richiesta di amicizia. Ottime risorse economiche in giornata. Una persona che ha simpatia per voi in segreto oggi potrebbe venire allo scoperto facendosi notare. Non fatele pesare la mancanza di coraggio avuta fin qui. Oggi potrebbero esserci buone occasioni per pensare e organizzare un viaggio anche di un solo weekend, in ogni caso sarà bene che cerchiate le occasioni giuste per riposarvi un po' e scaricare l'eccesso di stress. Piacerai molto? Riceverai complimenti e potresti anche avere una dichiarazione d'amore. Sarai allegro e vitale. Le persone ameranno stare in tua compagnia. Non inseguite falsi miti. Imparate a valutare il prossimo per ciò che è senza farvi illusioni. Il lavoro che avete svolto fino ad ora in questa giornata potrebbe essere per un motivo o per l'altro, in discussione da alcune persone che non sono di accordo con le vostre idee e con i vostri modi di fare. Magari in questa giornata avrete ancora dei piccoli problemi di salute, ma niente che vi impedisca sul serio di mettercela tutta a scuola, a lavoro o anche dentro casa e con i figli. Potrà anche sembrarvi noioso, ma dovete rispettare le idee degli altri, altrimenti non potrete raggiungere i vostri scopi. Siate disponibili e accettate qualche critica in amore se siete nate alla fine del segno. Passaggi planetari frizzanti e benevoli in questo giorno di metà novembre per voi, sappiate apprezzare e sfruttare a dovere i favori celesti. Le buone stelle della seconda parte del mese saranno da sfruttare, e mi auguro ci siano presto delle novità. C'è da dire che non ti fermi mai e che sei una persona sempre giovane. L'età anagrafica non conta, hai sempre una grande carica e voglia di fare. In questo periodo inoltre c'è una bella capacità di azione, ma bisogna mettere ancora in conto qualche incertezza nata tra settembre e gli inizi di ottobre. Non siate troppo scrupolosi in questa giornata con delle persone nuove, non potete pretendere che loro sappiano come agite, come lavorate o come la pensate. Cercate di concedere loro del tempo per orientarsi.
potreste scoprire persone brillanti e piene di energie che vi potrebbero essere molto utili oltre che interessanti da frequentare, dunque date ad ognuno il proprio tempo ed il proprio spazio per esprimersi. Anonima: la luna del mattino, originariamente negativa nei vostri confronti perché favorisce Giove e Nettuno, sempre gentili e generosi, ma in quadratura al vostro segno, pronti a segnare le spese supplementari per la casa e qualcuno che in famiglia non espleta tutti i compiti concordati, lasciandoli sul gobbo a voi. Chiarimento ottenuto e pace fatta già nel pomeriggio, col passaggio della bianca signora in Leone, segno focoso, amante della verità e della giustizia, proprio come il vostro. Amore ed Eros. Confusi da un passato che non riuscite a metabolizzare, vi basta scorgere l'ex tra la folla per andare in fibrillazione, gli occhi si riempiono di lacrime e la nostalgia invade la mente come una nebbia insidiosa. L'attaccamento è ancora forte e la gelosia supera il livello di guardia, specie se accanto a lui o lei cammina la sua nuova fiamma. Cari Sagittario, la giornata di oggi non sarà delle migliori, ma presto la situazione migliorerà. Nel corso dei prossimi giorni sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare e in amore con il partner farete davvero scintille. Avanti così. Non cedete subito alle sue richieste e non dategliela presto vinta. Cercate di resistere alla tentazione di mettervi in secondo piano e cercate di trovare il vostro equilibrio interiore e poi quello di coppia. Buoni aspetti da parte di quasi tutti i pianeti allietano la vostra vita sentimentale. Dalla Luna a Plutone, da Venere a Mercurio, è tutto un momento per voi di scoppiettanti entusiasmi, tipici del vostro segno, da condividere con la persona che stabilmente, o occasionalmente, avete adesso accanto. Soltanto chi di voi nasce dal 9 al 13 di dicembre, subendo la contrarietà del suo astro guida Nettuno sommata a quella di Marte, non faccia passi troppo azzardati e rimanga in posizione attendiste in amore. Lavoro e denaro. Finanze su e giù, come in altalena, centellinate le spese concentrandole su acquisti di valore, finché gli investimenti non si stabilizzano non conviene farsi illusioni, anche se avete già adocchiato la casa dei vostri sogni, fate bene i vostri conti prima di accendere un mutuo. Siate più assertivi oggi. Farlo funzionerà sicuramente a vostro favore. Non c'è motivo di dubitare delle vostre capacità. Al contrario, lasciate risplendere tutta la vostra originalità e il successo sarà assicurato. Esibite la vostra prodezza tecnica per risolvere una questione di carattere pratico sorta oggi in ufficio e che ha fatto entrare in crisi non pochi colleghi e vostri collaboratori. Un bella luna è il pianeta che vi dona i mezzi fisici e mentali per agire e ottenere consistenti risultati, trovandosi nel grintoso leone e formando un aspetto strepitoso con il vostro segno, vi consente di farvi valere, fino ad ottenere una posizione di primo piano nell'ambito lavorativo dove svolgete l'attività abituale. Tutto questo con maggiore evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 12 del mese di dicembre. Benessere. Raucedine per i fumatori, che non solo non rispettano l'ambiente, ma nemmeno i loro polmoni. Anche stomaco e fegato protestano, l'autunno vi mette appetito, ma le ricette troppo ricche e caloriche finiscono con l'appesantirvi. Resta in sintonia con il tuo corpo, poiché potresti sperimentare una fame insolita o desiderare qualche gusto o spezia inusuale. Segui il tuo istinto e gratifica te stesso, esplora il nuovo. Inoltre, prova ad andare a letto presto stasera. Per lei, bel guaio l'attaccamento a cose, persone, ogni volta che qualcuno prende il largo vi coglie lo sconforto, arrivi e partenze fanno parte della vita e qui vi perdete, senza capirne il senso. O meglio, lo capite, ma solo quando a partire siete voi. Per lui, sogni rivelatori, ma non di comprensione così immediata, il significato del simbolo vi fa arrovellare, l'idea illuminante arriva per vie traverse soltanto in serata. Colore delle emozioni, melanzana. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.